Sono con Uday Ramadan, detto socio. Brava. Sbagliato il nome? No, no, perfetto. Sono andata. E abbiamo appena assistito a una conferenza stampa sulla Siria, organizzata anche da Ugo Gaudenzi con Rinascita. E noi abbiamo qua l'organizzatore di questa manifestazione, che tu sei anche siriano. Certo. Ecco, magari due parole su perché avete organizzato questa conferenza e in base ai dibattiti che ci sono stati con i vari relatori, cos'è, diciamo, il tuo... Punto di vista. Molto semplice, noi abbiamo cominciato da 2 anni a questa parte una campagna di sensibilizzazione del popolo italiano sui fatti che stavano accadendo in Siria. Circa un anno e mezzo fa, dove c'erano praticamente, già parlavano di rivolta pacifica, abbiamo dimostrato attraverso uomini e donne siriane e italiane recandosi in Siria in diverse occasioni, portando del materiale, incontrando la popolazione, abbiamo dimostrato al mondo intero che queste menzogne sono menzogne propinate e artefatte costruite nel Qatar attraverso la sua Hollywood di nome Al Jazeera e Al-Arabiya. Il movimento è cominciato, è un movimento apolitico, è un movimento aconfezionale, abbiamo cominciato proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana su quanto sta accadendo in Siria, dato che i mass media italiane e occidentali non hanno dato spazio all'altra parte, spazio al contraddittorio. Le minime regole della democrazia, la sopravvivenza della democrazia che tanto decantano, è proprio la sopravvivenza delle proprie regole, cioè il rispetto delle proprie regole, che bisogna essere l'opinione e la controopinione. Poi starà al cittadino italiano trarre le proprie conseguenze e le proprie considerazioni e determinare se in Siria c'è un dittatore o c'è una rivolta ben armata, ben foraggiata dai signori della guerra, dell'impero, attraverso i loro arnesi salafiti e foraggiati delle petromonarchie del Golfo Arabo. Per cui, come si diceva, ci sono già stati 2 milioni di morti. No, 2 milioni di morti è un'esagerazione. Avete detto prima. Allora, ci sono state varie guerre che l'impero ha condotto. L'impero, innanzitutto, ricordo che ha sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki, a guerra mondiale finita, tra l'altro. L'impero che ha attaccato il Vietnam dai Viet Cong. L'impero che ha attaccato la Corea dividendola in due. L'impero che ha attaccato la Cuba di Fidel Castro. L'impero che ha attaccato l'Iraq, ha attaccato la Libia, è attaccato, chiamandola la guerra umanitaria, la Serbia, e l'impero che ha distrutto una repubblica socialista come quella della Libia, e oggi sta per attaccare la Siria, lo sta attaccando attraverso i suoi scagnozzi, ma in Siria ci si spezzeranno le loro corna. Sì, tu dicevi che la primavera araba non è più, cioè non è più, diciamo, un movimento molto valido per... Quale primavera? Cioè già le stagioni non ci sono più, le primavere. Sì, infatti, che cosa? Allora, già le stagioni sono scomparse, le primavere e le autunne, quindi qui o c'è un'estate o c'è un per buio. Per cui la primavera è qualcosa che è partita e che già non è. È tutta organizzata, poi è tutta stata organizzata, che ha cavalcato una scia ovviamente del popolo tunisino. Il popolo tunisino che ha provato a praticamente cambiare pagina, però oggi si trova prigioniero dei salafiti islamici. Lo stesso Egitto, l'Egitto che ha buttato via Mubarak. Quelli che sono oggi andati al potere dopo la primavera araba, in realtà hanno fatto cose peggiori di Mubarak, che Mubarak non si sarebbe mai sognato. L'ultima, ve la dico, nelle loro moschee il ministero della religione egiziana ha diramato un comunicato a tutti gli imam delle loro moschee dicendo di non incitare all'odio di Israele e che Israele è uno stato vicino e va rispettato. Quando c'era Mubarak, e non era un passato remoto dove c'era Appio Claudio oppure Giulio Cesare, e il passato di Mubarak risale al gennaio 2011, dicevano che l'Israele è il male assoluto. Qualcuno ci spiega questa primavera in che consiste? Cioè, siamo passati a legittimare uno Stato che magari tanti non...
Allora, lo Stato ebraico di Israele può crescere e prosperare solo se accanto a esso ci sono statarelli teocratici come lo è solo la Fratellanza Islamica in Egitto e di tutto lo scacchiere medio orientale. Io vi devo salutare perché... Ringrazio allora... Uday Ramadan. Grazie per questa intervista. Grazie a voi, grazie.